Siamo qui nella sala stampa intitolata Andrew Montanelli insieme ai rappresentanti dei comitati che sono qui venuti appunto a presentare quelle che sono le loro preoccupazioni sull'andamento in Senato della discussione sulla nostra Costituzione. Passerei la parola a loro che diranno appunto quali sono questi punti principali. Si assiste ad un processo di concentrazione del potere in un uomo solo al comando che non si era mai vissuto nella storia della Repubblica e che ricorda il piano di rinascita democratica di Gelli. Ancora non ci siamo giunti perché resiste un'area di autonomia dalla politica è rappresentata dalla magistratura, ma il timore è che anche questa area subirà a breve tempo, sulla base di un programma che non può non prevedere il controllo dell'azione penale, subirà certamente degli attacchi alla sua autonomia, come già si è verificato a proposito, per esempio, della responsabilità civile dei giudici, che è un regalo effettuato a favore del contraente più forte. Il momento è preoccupante, ci rivolgiamo quindi ai consiglieri regionali toscani, siamo un gruppo di associazioni e di comitati. Il momento è preoccupante sia per la discussione, e lo si vede dalla discussione attuale al Senato e dalla prepotenza con cui il governo impone i tempi e i modi di approvazione di questa riforma costituzionale, ma lo si vede soprattutto dal risultato prodotto da una legge elettorale che taglia la rappresentatività democratica della Camera, l'Italicum, che è già stata approvata e che entrerà in vigore, salvo novità, a luglio dell'anno prossimo, e che trasforma da sola la Repubblica parlamentare in una Repubblica sostanzialmente di premierato forte, in cui la Camera dei Deputati resterà sì l'organo legislativo, ma a cui il governo potrà imporre disegni di legge e tempi di approvazione, in cui chi vince in modo assolutamente incostituzionale le elezioni politiche prende tutto, prende la maggioranza della Camera, prende il governo e può eleggere i giudici della Corte Costituzionale, di competenza della Camera, e il Presidente della Repubblica, una torsione autoritaria che veramente già in buona parte è stata realizzata semplicemente con l'approvazione dell'Italicum, che è una replica peggiorata del Porcellum. La discussione sulla elettività o meno del Senato è senz'altro importante, ma è, diciamo, marginale e lo si vede per quanto è ondivago, da quanto è ondivago l'indirizzo della maggioranza renziana sul punto. Non gli interessa granché come sarà legittimato il Senato, vuole semplicemente avere il controllo pieno sulla Camera che dà la fiducia al governo e che ha la potestà legislativa, sulla Camera dei Deputati. Il Senato è un di più, assolutamente. Siamo fortemente preoccupati per la scarsa informazione, per la distorta informazione che arriva ai cittadini, che in realtà non sono messi in condizione di valutare pienamente gli effetti, come diceva Giampaolo, del combinato disposto della riforma elettorale e di queste modifiche costituzionali. La Costituzione si può modificare, è stata modificata, nessuno intende difenderla. Sicché semplicite, però quello che viene fatto passare come un aggiornamento in realtà è uno stravolgimento del principio rappresentativo. L'accordo che si è ottenuto dalla direzione del PD in questi giorni su alcuni emendamenti relativi all'elettività del Senato non modifica minimamente la situazione precedente, cioè i senatori saranno nominati, i cittadini non saranno in condizione di determinare chi vogliono inviare in Senato, ma questi emendamenti complicheranno ulteriormente fino a rendere tecnicamente inapplicabile, e questo è molto importante, la riforma costituzionale, che nasce
nasce già per non essere applicata, perché ci sono delle forti contraddizioni fra alcune sue parti e l'invio è a leggi elettorali regionali che ancora non ci sono e non sappiamo come uscirà. Noi pensiamo che non ci sia nessuna fretta, che non sia giustificata la fretta che viene imposta al Parlamento per approvare a tappe forzate una riforma che nasce già sbagliata e che è resa legittima dalla illegittimità di questo Parlamento individuata da una legge elettorale incostituzionale. Siamo qui stamani anche perché siamo convinti che il nostro rapporto di comitati, quindi rappresentanti di semplici cittadini, con i consiglieri regionali sia fondamentale, anche perché nella riforma, questa pessima riforma della Costituzione, drammatica direi più che pessima, il titolo quinto è uno di quelli più attaccati, è uno di quelli tra l'altro che riguarda il peso, il valore, la funzione delle regioni. Quindi il fatto che questo elemento venga toccato radicalmente, riaccentrando tutto il potere, determinando in questo modo un altro dei punti che giustifica l'espressione un uomo solo al comando. Un uomo solo al comando che non solo è rappresentato in questa riduzione continua del decentramento, della libertà e della dignità del Parlamento attraverso le forme di impedire al Parlamento di votare liberamente, di discutere liberamente, specialmente su argomenti così decisivi come la Costituzione, ma anche su aspetti, su leggi che possono apparire marginali rispetto alla riforma costituzionale, ma non lo sono, come quella della scuola. L'uomo solo al comando c'è anche lì, perché il dirigente, ossia quello che prima si chiamava preside, avrà la possibilità di chiamare, di assumere lui direttamente personale statale. Notate bene, non personale che paga lui, ma personale che paga lo Stato. Questo perché questo modo di accentrare tutto, e portare tutto al centro, a somiglianza dell'uomo solo al comando, è davvero la caratteristica fondamentale di questo governo autoritario, che è quello di Renzi. Per noi un onore essere qui in questa sede istituzionale e avere istituito un rapporto con i consiglieri regionali, che sono poi i diretti interessati della modifica del Senato, in quanto saranno poi i futuri senatori che noi cittadini non sceglieremo, anche se questo accordo raggiunto in seno al PD sembra invece indicare che non ci sarà più la designazione, cioè la scelta da parte dei leader di partito. In realtà non sarà così e lo si è visto anche tra l'altro in una legge come quella pasticciata incostituzionale, che è la legge elettorale toscana, dove poi verranno inseriti altri meccanismi per l'elezione dei nuovi senatori. Per cui noi chiediamo che i rappresentanti delle istituzioni, di tutti i gruppi di opposizione, insieme a noi appunto portino avanti questa battaglia, che è una battaglia per la democrazia e per la salvaguardia della Costituzione, di quella parte che riunisce tutti quanti, indipendentemente da quelli che sono gli orientamenti politici.